In Sicilia sono oltre 10.000 i lavoratori di Poste Italiane, 5.000 gli uffici postali che potrebbero avere una netta riduzione sia in termini di personale che di affidamento dei servizi dopo la privatizzazione. E questa è la parola chiave dello sciopero di oggi indetto alle sigle sindacali in ambito nazionale e che ha coinvolto anche Palermo. Diversi lavoratori che si sono dati appuntamento in piazza Alcide De Gasperi per sfilare in corteo sino in via Alcide De Gasperi, sede regionale dell'azienda. Già noi l'abbiamo visto quando abbiamo cominciato a liberalizzare, quindi i portalettere non soltanto portano la posta nostra, ma anche altre ditte possono portare posta, raccomandate, atti giudiziari. In questi giorni abbiamo visto accordi fatti con le farmacie che pagheranno i bollettini, abbiamo accordi fatti addirittura con le edicole che avranno la possibilità di fare raccomandate. Ecco questo, la mancanza di lavoro porterà sicuramente una diminuzione del personale. Il servizio che viene negato fa riferimento alla riorganizzazione del servizio di recapito. Per noi questa consegna a giorni alterni non va assolutamente bene, c'è una completa disorganizzazione, ci sono migliaia di raccomandate giacenti, c'è un servizio che non funziona. Si dicono pronti a intraprendere dure manifestazioni perché sul tavolo insistono diversi temi, fra i quali l'adeguamento contrattuale, il fenomeno dei pensionamenti di massa e la qualità del servizio di recapito in lettere e telegrammi ai cittadini.